Buongiorno professor Cioffi. Buongiorno Cristina. Siamo qui per parlare del rapporto che c'è tra l'arte e la tecnologia contemporanea. Che rapporto tradizionalmente intercorso tra l'arte e la tecnologia? Cioè, cos'era l'arte? Nel passato, intendo. Sì. Ma sicuramente l'idea che abbiamo noi oggi di arte è completamente diversa da quella che vigeva nel passato. Arte e tecnologia sono sempre stati due ambiti estremamente connessi. In particolare i libri di storia dell'arte e i libri di storia della scienza ci insegnano che non è mai esistita nel passato un'arte non connessa direttamente alla tecnologia, così come allo stesso modo non esisteva una tecnologia che in qualche maniera non fosse direttamente imparentata con l'arte. E quindi nel passato possiamo sicuramente dire che grandi scienziati spesso sono anche stati grandi artisti e gli artisti sentivano quasi il dovere di portare avanti le loro ricerche anche in ambito tecnologico, scientifico e tecnologico. Stiamo parlando di Leonardo, cioè di grandi tecnici della storia. I grandi tecnici della storia. Definire Leonardo un grande tecnico è coraggioso ma interessante, io mi trovo completamente d'accordo. Leonardo, come esempio dell'artista dell'antichità, è un personaggio che riassume contemporaneamente il massimo della capacità espressiva e il massimo della capacità di ricerca tecnologico. Il connubio geniale. Il connubio geniale, d'altronde siamo proprio in un tempo in cui nasce il genio e diciamo così si impone come modello umano estremo di riferimento. La cosa che volevo sottolineare è che oggi noi siamo abituati a concepire l'artista soltanto come un uomo fatto di idee, fatto di mente, fatto di concetti. L'antichità ci dimostra che l'origine non è questa. L'artista antico è un uomo fatto sì di concetti, di idee, ma è fatto anche di mani e di capacità immediatamente pratica. E cos'è cambiato con la modernità? L'evoluzione? Cos'è l'arte adesso? Esatto, che cos'è l'arte è una domanda una domanda sicuramente impegnativa. Colgo il suggerimento di collegare l'idea di arte direttamente alla modernità. In effetti dobbiamo dire che si comincia a parlare di arte propriamente detta soltanto quando si comincia a distinguere e a disgiungere i due ambiti, quello della tecnologia e quello che appunto noi chiamiamo arte. Con la modernità cosa è successo fondamentalmente? È successo che nuove tecnologie di allora, come per esempio la più famosa è quella della rivoluzione della fotografia, no? Nuove tecnologie hanno in qualche misura liberato l'artista dalla necessità di essere anche un grande competente in ambito tecnologico. Questo ha creato una grandissima crisi di identità, però ha creato anche, insieme all'avanguardia storica del Novecento, cioè quelle correnti artistiche che chiamiamo avanguardia storica del Novecento, ha creato anche una nuova idea di arte, un'arte autonoma in qualche modo, un'arte che non si preoccupa di conoscere la tecnica sulla quale si poggia, perché l'artista a sua volta si appoggia sull'operato di tecnici, appunto. E quindi sì, questo fondamentalmente è successo. Qui però stiamo parlando di Novecento, perciò di un periodo che è al termine, cioè è stato al termine e ora è iniziata una nuova era. Cosa sarà l'arte? Cioè, dove ci stiamo incamminando? È iniziata una nuova era.
è iniziata una nuova era, il Novecento si è concluso, il nuovo millennio ha portato come unica grande rivoluzione culturale quella delle nuove tecnologie, lo sappiamo tutti, e effettivamente questa grande rivoluzione ha comportato anche una, sta comportando, hai perfettamente ragione, sta comportando una rivoluzione del concetto e dell'idea, non solo e non tanto di pratica artistica, che rimane comunque una concezione simile a quella che è stata nel Novecento, ma una rivoluzione dell'idea stessa di artista, cioè chi è l'artista nel mondo delle nuove tecnologie. L'artista nell'universo delle nuove tecnologie deve per esempio tener conto del fatto che qual è l'aspetto più importante in fondo di questi nuovi strumenti? È fra gli altri, ma sicuramente il più importante è la possibilità dell'interazione, no? Cioè la possibilità che l'utente ha di interagire con le macchine, ma ecco, entriamo nell'ambito dell'arte, di interagire con l'opera. Quindi l'altro grande, la terza grande rivoluzione, diciamo così, dopo quella del Novecento, è quella informatica, secondo me, all'interno della quale è fondamentale non solo l'operato dell'artista, non solo l'operato del tecnico che mette a disposizione dell'artista le sue competenze tecnologiche, che non sono più dell'artista come era nell'antichità, ma l'ingresso, l'entrata in campo dell'utente, del fruitore dell'opera. Diventa un triangolo di dipendenza, però. Un triangolo di dipendenza reciproca, per cui con una concatenazione di input e output, se vogliamo poi entrare anche nella terminologia, usare la terminologia dell'informatica, di relazioni per cui cambiando un elemento cambiano tutti gli altri. L'artista che vuole concepire un'opera deve assolutamente tenere in considerazione quello che la tecnologia può dare, quindi quello che per esempio l'esperto informatico può mettere a disposizione, ma d'altra parte non può questo artista nuovo dare al tecnico informatico le istruzioni giuste se a sua volta non conosce che cosa le nuove tecnologie offrono in termini tecnologici, in termini di possibilità. Il tutto poi deve rincrociarsi con le possibilità che l'utente ha di costumizzare, un po' come accade con il desktop di Windows nella forma più banale, ma di costumizzare l'opera. Quindi sì, è un triangolo stretto e diciamo l'opera è il risultato dell'interazione di questi tre elementi. Infatti mi permetto di aggiungere una cosa, spesso si sente dire e si sostiene che dal punto di vista dei linguaggi l'aspetto più importante della rivoluzione informatica coincide con la cosiddetta multimedialità, e in realtà ci dimentichiamo che la multimedialità c'è sempre stata. Anche in epoca moderna, nel grande spettacolo per esempio del culto cristiano, tanto per fare un esempio di ambito di arti applicate, avevamo la comunicazione visiva che conviveva con la comunicazione sonora, che conviveva con il linguaggio scritto, parlato, recitato, quindi la multimedialità c'è sempre stata. L'aspetto innovativo di questo nuovo triangolo di interdipendenza non è tanto la possibilità multimediale, ma, e non è mia, ma è di Nicolas Negroponte, che comunque rimane un punto di riferimento, almeno alle origini della rivoluzione digitale, ma appunto non la multimedialità, ma quella che lui chiama unimedialità. Quindi l'informatica sembra portare nel mondo delle parti separate, e volendo citare l'universo delle arti e delle scienze, appunto il mondo delle differenti classificazioni delle scienze delle arti, sembra portare
cambiare il contesto in maniera che ciò che era appunto affiancato diventa interconnesso in una, esattamente in una rete che si configura come oggetto unico. Quindi laddove una volta c'era l'artista, lo scalpellino, quindi il tecnico della costruzione per esempio, e il fruitore, adesso è un soggetto unico che alla luce dell'unimedialità, più che della multimedialità, vive attraverso la propria comunicazione. Un soggetto unico in un gioco di ruoli, ecco, una rete, benissimo, in un gioco di ruoli che passano da nodo a nodo in maniera in successione, eh? Quindi è come nelle reti, è come nel network, no? Server e client si dispongono e si scambiano questo ruolo in una sorta di peer-to-peer dell'estetica e della comunicazione. E della comunicazione.